se vi trovaste a viaggiare in una zona isolata all'interno dell'Australia senza più scorte di cibo o di medicinali? Beh, probabilmente morireste, come è capitato a due esploratori inglesi a metà dell'Ottocento. Il diario di questi due esploratori, ritrovato più tardi, racconta delle loro difficoltà di nutrirsi e di far fronte a tutte le esigenze quotidiane. Eppure, in quella stessa zona, a poca distanza, dei gruppi di aborigeni australiani vivevano tranquillamente, ottenendo dall'ambiente tutto quello che era loro necessario. Sapevano come trovare acqua, magari traendola persino da una sacca che certe rane portano sulla schiena, che funge loro da borraccia. Sapevano trovare cibo utilizzando molto bene certi vegetali e cacciando naturalmente gli animali. E sapevano persino acchiappare pesci. Tutte cose che i due esploratori non erano in grado di fare. E infine gli aborigeni sapevano anche come curarsi utilizzando certe erbe medicinali che esistevano in natura. Anche noi naturalmente avremmo fatto la fine degli esploratori inglesi. Ed è questa una delle storie che racconta il documentario che vedremo tra poco e che mostra, attraverso delle immagini splendide, come gli aborigeni australiani vivessero in un ambiente in cui avevano sviluppato una cultura naturalistica che permetteva loro, in modo estremamente efficace, di adattarsi anche agli ambienti più ostili. Pur appartenendo all'età della pietra, perché non conoscevano i metalli e fabbricavano strumenti in pietra come nella preistoria, erano così efficienti nel risolvere i loro problemi quotidiani che qualcuno ha calcolato che in Europa due secoli fa si faticava di più nei campi per ottenere lo stesso cibo. Purtroppo per gli aborigeni, a quei due esploratori, altri ne seguirono più organizzati e più informati, e di fronte all'arrivo dell'uomo tecnologico e sempre più tecnologico, l'antica sapienza non contava più. Il documentario di oggi ci trasporta in questo mondo degli aborigeni che sta ormai scomparendo quasi del tutto per ricostruire questa vicenda, mostrandoci anche i fondali di eccezionale bellezza che fanno da contorno, deserti, savane e animali del tutto insoliti e sconosciuti in altre parti del mondo, e facendoci vedere la storia, per una volta, dalla parte degli aborigeni. Vediamo. Per gli europei, la scoperta del fuoco fu solo un passo verso la civiltà. Per gli aborigeni australiani fu invece una conquista tecnica superiore a tutte le altre, con la quale trasformarono il volto della loro terra senza confini. Nella notte dei tempi, la terra era fredda e la sola luce era quella delle stelle. Dopo un temporale, un uomo e sua moglie videro un tronco abbattuto da un fulmine che emetteva uno strano bagliore. Cercarono di soffocarlo con qualche pezzo di corteccia, ma la corteccia prese fuoco e i due ne furono terrorizzati. Fuggirono a gambe levate e andarono a chiamare lo stregone, ma quando ritornarono, là dove si trovava il tronco, sentirono il piacevole tepore del fuoco.
Lo stregone comprese subito che avevano scoperto qualcosa che avrebbe garantito alla sua gente luce e calore. Consegnò alla donna un grosso tizzone acceso e all'uomo un tizzone più piccolo. E affinché il fuoco non andasse più perduto, li inviò in cielo trasformandoli nel sole e nella luna. Distribuì tra i membri della tribù quanto restava del legno in fiamme e la vita divenne per tutti molto più facile, ora che avevano i tizzoni per squarciare il velo delle tenebre e per cucinare. Molti coloni inglesi erano persuasi che gli aborigeni fossero incapaci di accendere il fuoco e che, avendone scoperto uno appiccato da un fulmine, portassero i tizzoni ardenti da un campo all'altro. Nulla di più falso. Infatti, erano perfettamente in grado di accendere il fuoco a loro piacimento, per lo più sfregando due pezzi di legno. Un altro metodo largamente impiegato nella terra di Anam consisteva nel far roteare una trivella fin quando non prendeva fuoco un pezzo di corteccia. La vita quotidiana degli aborigeni ruotava intorno al fuoco che influiva praticamente su ogni loro attività. Forse per questo gli aborigeni lo portavano dappertutto come il più prezioso dei loro averi. Gli aborigeni usavano il fuoco per scaldarsi, per cuocere e arrostire il cibo, e per tenere lontani gli spiriti maligni e gli insetti. Il fuoco consentiva loro anche di scambiarsi messaggi sulla caccia o sui sentieri da seguire per affrontare un determinato viaggio. Era inoltre utile per la fabbricazione di lance e di altre armi e utensili. Per realizzare lance particolarmente robuste, il legno veniva scelto con accuratezza e poi indurito e sagomato sul fuoco. Il fuoco era l'autentico centro motore della tecnologia degli aborigeni, anche se, come accade peraltro alle odierne tecnologie, talvolta finiva per dominare l'uomo. Probabilmente il fuoco veniva anche appiccato per far uscire allo scoperto lucertole e wallaby durante la stagione secca, quando non era facile trovare di che sfamarsi. I ripetuti incendi, però, modificarono profondamente la distribuzione delle piante e degli insetti, dei marsupiali e degli uccelli che da queste dipendevano. Il fuoco decretò la fine delle piante e degli animali meno resistenti, mentre si propagarono alcune specie vegetali che avevano bisogno del calore per liberare i semi. Con l'avanzare delle fiamme, i baccelli degli alberi resistenti al fuoco si aprivano e l'aria calda portava via i semi. Con il fuoco, gli aborigeni alterarono la vegetazione, ma modificarono anche la loro alimentazione. Scomparvero le foreste e la boscaglia si trasformò in prateria. Thank you.
I nuovi pascoli garantirono cibo a sufficienza a moltissimi animali, incrementando di conseguenza la potenziale riserva di carne per l'uomo. Viene così a cadere l'ipotesi secondo cui in Australia la popolazione rimase stabile per millenni. Con l'estendersi delle praterie aumentò certamente il numero degli animali. Per ironia della sorte, il fuoco, avendo contribuito a creare alcune delle immense praterie del sud-est, indirettamente attirò verso l'interno gli europei, seguiti dalle loro mandrie di ovini e bovini, e segnò in tal modo la fine della cultura degli aborigeni. Nel XIX secolo, grazie a questi pascoli, le pecore australiane divennero rapidamente le principali fornitrici di lana del mondo. Ogni anno con la loro lana si vestivano milioni di europei. Era un'epoca in cui il vestiario era considerato sicuro segno di civiltà e la nudità manifestazione di arretratezza. Gli aborigeni non potevano più vagare per l'immenso territorio che a lungo era stato di loro esclusiva proprietà. Alcuni gruppi vennero spinti sempre più verso i deserti dell'interno, inutilizzabili dall'uomo bianco. Alcune tribù costiere si estinsero per lo più a causa delle malattie europee, nei confronti delle quali non disponevano di difese immunitarie. L'Australia era una terra dalle ricchezze nascoste e solamente gli aborigeni sapevano dove trovare l'incredibile varietà di prodotti naturali commestibili. Frutta e verdura, rettili, uccelli e pesci, molluschi e insetti. Gli aborigeni prosperavano laddove l'uomo bianco sarebbe andato incontro a morte certa. Non deve sorprendere se i primi europei sbarcati in Australia ebbero l'impressione di essere finiti in un enorme museo vivente. Si trovarono al cospetto di strani ed esotici animali che non erano presenti in alcuna altra parte del mondo.
I primi coloni si stabilirono lungo la costa australiana. Poi, durante la prima metà del XIX secolo, presero a spostare verso l'interno le frontiere del vasto continente. Le scoperte fornirono preziose informazioni su regioni ignote all'uomo bianco e sulla storia degli animali australiani. Nella parte meridionale del Queensland, gli esploratori trovarono le ossa di giganteschi marsupiali. Si riteneva che questi enormi animali fossero esistiti fino ad un'epoca relativamente recente e che la loro estinzione fosse stata causata dalle variazioni climatiche che avevano reso più arido il territorio. E c'era persino chi pensava che alcuni esemplari sopravvivessero ancora nelle regioni più umide dell'Australia, tanto che alcuni esploratori speravano di trovarli. Intorno al 1830 furono rinvenute in una grotta ad ovest delle Montagne Azzurre le ossa di una sconcertante creatura. Si trattava di un animale fino ad allora ignoto alla scienza e che fu battezzato diprotodonte, che vuol dire dai due denti. I giganteschi marsupiali si erano andati evolvendo nel corso di milioni di anni, quando l'Australia era separata dall'Asia da un mare invalicabile. Il continente era popolato da giganteschi emu e wombati e i canguri più grandi raggiungevano i 3 metri di altezza. Non è ancora chiara la ragione della loro scomparsa. Secondo un'ipotesi, potrebbero essere stati vittime dell'invasione degli aborigeni. Certamente, in altre terre, l'arrivo dell'uomo causò l'estinzione di quest'uccello presente esclusivamente nelle isole Mauritius e Reunion. Nel 1861 morì l'ultimo dodo. Chiunque svolga un'inchiesta sulla fine dei marsupiali giganti dovrebbe inserire gli aborigeni nell'elenco dei sospetti. Ma il principale indiziato è stato a lungo un elemento assai meno vistoso e dall'azione molto più lenta, la variazione del clima. Tuttavia, gli archeologi hanno sottolineato che il più grande marsupiale vivente, il canguro rosso, non abita le foreste pluviali o i pascoli fluviali, bensì le aride distese pianeggianti. Pertanto, l'ipotesi secondo cui il cambiamento del clima avrebbe provocato l'estinzione di alcune specie giganti è ragionevole, ma non convincente. La fine dei marsupiali giganti fu certamente causata in parte dall'arrivo degli aborigeni con le loro armi e con i loro tizzoni. Il lupo di Tasmania, detto anche tilacino, che era un predatore, sopravvisse alla scomparsa dei marsupiali giganti, ma la sua estinzione precedette l'arrivo dei primi coloni europei. Riuscì a sopravvivere in Tasmania almeno fino agli anni 30 e queste immagini di repertorio mostrano uno degli ultimi esemplari. Le pitture rupestri nella terra di Arnhem testimoniano la presenza del tilacino anche nell'Australia settentrionale. Il diavolo di Tasmania è stato più fortunato. Grande la metà del tilacino, abita tutt'oggi le zone più selvagge della Tasmania, ma si ritiene che 7.000 anni or sono fosse diffuso in tutto il continente australiano. Forse il responsabile della scomparsa del diavolo e del tilacino è il cane degli aborigeni. Il cane selvatico australiano, il dingo, ha fatto la sua comparsa solo qualche migliaio di anni fa, ma da eccellente predatore è entrato subito in concorrenza con il tilacino. Il tilacino è sopravvissuto solamente in Tasmania, dove non era presente il dingo. Il dingo fu accolto bene e trattato con tutti gli onori dai nomadi. Divenne ben presto cane da guardia e da compagnia e nelle notti rigide non si sottraeva al compito di scaldare con il proprio corpo gli aborigeni che dormivano nudi. Dotato di fiuto straordinario, di vista acutissima e di notevole scaltrezza, divenne un prezioso alleato dei cacciatori e si adattò stupendamente allo stile di vita degli aborigeni. Era gente che possedeva ben poco, eccezion fatta per la secolare capacità di trovare cibo e acqua e per alcune antichissime armi, null'altro.
Tra i loro averi figurava il boomerang. I primi europei che lo videro volteggiare in aria ne rimasero stupefatti e affascinati. Il progetto di quest'arma, che copriva notevoli distanze prima di tornare in mano al lanciatore, sorprese quanti ritenevano gli aborigeni incapaci di fabbricare oggetti complessi con i loro semplici utensili di pietra. I boomerang, pur essendo impiegati per andare a caccia in molte zone dell'Australia, non avevano questa funzione per tutti gli aborigeni. All'epoca dei primi contatti con gli europei, gli aborigeni della terra di Hanem non li utilizzavano né per la caccia né per la guerra, bensì per battere il ritmo durante le danze e i canti cerimoniali. I boomerang e altri bastoni consimili erano largamente diffusi, ma le armi principali erano la lancia e la clava. La morte inferta da una di queste armi era considerata accettabile e inevitabile. Nel corso delle battaglie o degli scontri tra tribù rivali, le lance, che raggiungevano i 3 metri di lunghezza, quando non causavano la morte, infliggevano terribili ferite. Certamente non mancavano le guerre lampo della durata di un giorno o le scorrerie nei campi nemici, ma spesso, per dirimere le controversie, si ricorreva a regole antiche e formali. In alcune circostanze i capi dei gruppi si facevano avanti lanciandosi minacce e insulti. I guerrieri attendevano il momento giusto, poi davano inizio alle ostilità. Le perdite potrebbero apparire modeste, ma la morte di 2 uomini in uno scontro che ne aveva coinvolti una 40 non era percentualmente lontana dalle perdite registrate durante la Prima Guerra Mondiale nella battaglia della Somme. Yeah.
Nei passati millenni, quando la popolazione toccava livelli eccessivi rispetto alle risorse, sopraggiungeva la carestia. Ma gli aborigeni australiani avevano raggiunto un rapporto di tale armonia con l'ambiente da riuscire a vivere in zone desertiche che gli esploratori consideravano inabitabili. In tutta l'Australia, gli aborigeni vissero per generazioni in condizioni di relativa abbondanza e la loro popolazione aumentava e diminuiva in base a meccanismi di controllo sia naturali che frutto dell'intervento dell'uomo. La maggior parte delle donne partoriva senza problemi, generalmente allontanandosi dal resto della comunità e facendosi talvolta assistere da un'amica. Di norma i figli venivano allattati al seno fino a 3 anni e anche più, riducendo la probabilità di una nuova gravidanza e contribuendo a distanziare le nascite. Nei periodi di siccità diminuivano le nascite e la mortalità infantile aumentava. Probabilmente, come in tutte le società nomadi, erano praticati l'aborto e l'infanticidio. Per tradizione, i bambini deformi venivano uccisi alla nascita, in quanto costituivano una minaccia per la società nomade. Una madre costretta a camminare continuamente poteva portare in braccio e allattare solamente un figlio alla volta, per cui, in caso di parto gemellare, uno dei due piccoli veniva ucciso. Il loro atteggiamento nei confronti dell'infanzia potrebbe apparire sovente insensibile e spietato, ma in realtà gli aborigeni avevano un comportamento affettuoso e indulgente con i figli. Il trattamento riservato dagli aborigeni agli anziani non era dissimile da quello delle odierne società bianche, un misto di premura e incuria. Le persone molto vecchie erano oggetto di indifferenza. Avevano vissuto la loro vita. Prolungarla sarebbe stato inutile e crudele. In occasione di un decesso, gli aborigeni manifestavano tristezza e disperazione per la perdita di un membro del loro gruppo. Le onoranze funebri variavano da tribù a tribù, ma i lamenti duravano spesso diverse ore. Gli aborti, le guerre, gli infanticidi e le malattie facevano della morte un ospite abituale dei nomadi australiani. A volte il corpo veniva sepolto in una semplice tomba, altre volte veniva cremato.
Le abitudini di caccia differivano a seconda del tipo di animale o di uccello e della conformazione del terreno. Nelle paludi dell'Australia settentrionale il cibo era quanto mai abbondante e gli aborigeni, per catturare le prede, facevano affidamento sulla loro abilità nel seguire le tracce e nell'appostarsi. Erano cacciatori talmente bravi che raramente facevano ritorno al campo a mani vuote. Nel corso dei secoli, i comportamenti di alcune creature entrarono a far parte del bagaglio di conoscenze e persino del folklore dei nomadi. Ogni anno avevano luogo in determinate zone veri e propri pellegrinaggi a causa di sciami di api o di altri insetti. Gli aborigeni che abitavano le regioni meridionali del continente sapevano che la agrotide di Bogong, un tipo di farfalla notturna, per sottrarsi al caldo estivo, ogni anno a primavera migrava sulle Alpi australiane, dove viveva nelle grotte e nei crepacci fino al sopraggiungere dell'autunno. Pertanto, non dovevano fare altro che arrampicarsi sulle montagne per raccogliere enormi quantità di questi insetti. Oltre la metà del peso corporeo dell'insetto è rappresentato da un nutriente grasso giallo accumulato prima della migrazione sulle montagne. Appena rosolati, questi insetti erano un pasto nutriente e gustoso e un elemento vitale della dieta degli aborigeni. Il sapore ricorda quello delle noci. Gli insetti sono piccoli, ma i gruppi che si accampavano nella zona potevano contare su riserve praticamente inesauribili. Ne mangiavano a volontà fin quando gli insetti non abbandonavano la zona. Dopodiché, gli aborigeni si mettevano alla ricerca di altri alimenti. Per queste tribù l'annuale scorpacciata di insetti divenne un punto fermo nel calendario culturale ed economico, paragonabile alle nostre festività natalizie.
Gli aborigeni, che invece di spingersi nell'entroterra più arido erano rimasti lungo le coste, godevano probabilmente delle migliori condizioni di vita. I mari erano ricchi di pesce che pescavano con ami di legno e osso. Lungo le coste meridionali, le otarie e le balene spiaggiate erano prede preziose che garantivano autentici banchetti. Al nord, le tartarughe e le uova di tartaruga erano considerate bocconcini prelibati e i dipinti all'interno delle grotte sono una testimonianza dell'abilità dei pescatori. I molluschi mangiati dagli aborigeni hanno avuto uno strano effetto sul panorama costiero. Mentre i monumenti all'attività economica dell'uomo moderno sono le città e le strade, le cattedrali degli aborigeni sono i cumuli di conchiglie vuote alti fino a 7 metri e depositati da innumerevoli generazioni. All'interno, gli aborigeni che non avevano mai visto il mare, di cui probabilmente ignoravano persino l'esistenza, praticavano l'arte della pesca nei grandi fiumi. Lungo le tranquille anse del fiume Murray si accampavano numerose tribù di aborigeni. Fintanto che le acque del fiume erano profonde, il pesce abbondava. Per pescare e per attraversare i fiumi, gli aborigeni utilizzavano canoe di corteccia. Sugli alberi della gomma che sorgono lungo le sponde si vedono ancora le cicatrici dell'antica industria della fabbricazione delle canoe. Erano questi gli alberi che gli aborigeni scortecciavano per costruire le imbarcazioni. Toglievano la corteccia con estrema accuratezza, servendosi di accette di pietra e di rudimentali utensili di legno. Le canoe potevano essere fabbricate in pochissimo tempo, ma duravano più a lungo se la corteccia veniva stagionata per qualche giorno. Per modellare lo scafo era necessario l'ausilio del fuoco. Era questa un'importante tradizione industriale dei cacciatori e raccoglitori che vivevano lungo i fiumi.
Se una volta terminata la costruzione, la canoa veniva anche ingrassata di tanto in tanto e le fessure venivano otturate con l'argilla, poteva resistere anche 2 anni prima di cominciare a imbarcare acqua. Per governare queste fragili imbarcazioni era necessario il senso dell'equilibrio di un funambolo. Nelle acque dell'Australia settentrionale, le tribù costruivano canoe di stupenda fattura, a bordo delle quali raggiungevano le isole al largo della costa. Col clima cambiò anche l'ambiente, ma gli aborigeni si adattarono per far fronte alle nuove sfide. La perfetta conoscenza del territorio e delle specie vegetali e animali si accompagnava ad una profonda convinzione spirituale, quella secondo cui la terra non avrebbe più donato loro i suoi frutti se non avessero ubbidito ai suoi comandamenti e ai suoi dei. Lo fecero e sopravvissero felicemente, finché non sbarcarono sulla loro terra popoli di cui non immaginavano neppure l'esistenza. No.